darvi una panoramica sulla genetica. Si parlava di futuro, io comincerò facendovi vedere un minuto tratto da un film di fantascienza di qualche anno fa, per cercare di capire quanto la genetica impatterà sulla nostra vita quotidiana. Dico impatterà perché, giungo già alle conclusioni della presentazione, almeno concettualmente, la genetica impatterà sulla nostra vita clinica quotidiana. Noi useremo la genetica nella nostra quotidianità con i pazienti in ambulatorio reparto. Quindi, come questo avverrà e fino a che punto ci sarà utile, sono due concetti che spero di riuscire a passare in questi 20 minuti. Quindi, prima di tutto voglio far vedere questo breve filmato, sono un minuto circa, tratto da un film che si chiama Gattaca di qualche anno fa, dove veniva dimostrato un futuro ipotetico dove erano conosciute tutte le suscettibilità genetiche alle malattie. Per cui era possibile, questa che vedete è una donna che sta partorendo, e ve lo dico subito, anche se l'audio magari non si sente molto bene, così vi dico quello che vi aspetterete di vedere. Questa donna partorisce e dal bimbo viene tolta una goccia di sangue. Da questa goccia di sangue viene immediatamente analizzato tutto il DNA e l'infermiera legge l'output della macchina, leggendo quali sono i rischi e le malattie che il paziente, il futuro paziente, la persona avrà. Quindi qual è il rischio di malattie cardiovascolari, qual è il rischio di disturbo bipolare e qual è anche l'aspettativa di vita. Allora vediamo questo filmato insieme. Impressionante. Io vi dico subito che questo filmato contiene delle cose vere e delle cose non vere. In sintesi, le cose vere sono che a oggi la genetica può prevedere molte cose. Questo che vedete nel video può essere fatto già oggi in buona parte. La cosa non vera, che forse non accadrà mai, è che la genetica non è deterministica, per cui la genetica può essere soltanto probabilistica, non potrà mai dire l'età della morte 32,5 anni. Questo è impossibile perché la durata della vita è determinata da molti fattori imprevedibili alla nascita, ovviamente. Però è possibile dire oggi come oggi cosa succede per molte malattie. Molte, e vi faccio l'esempio. Questo è un articolo che è uscito sulla Repubblica poco tempo fa che ci viene a dire proprio questo: il futuro non ha sorprese, è scritto nella vostra carta DNA. Ci sono già delle compagnie oggi che vendono servizio su internet, se voi siete andati a trovare, ne sono tante, che analizzano tutto il genoma, e analizzando tutto il genoma ci vengono a dire che rischio noi abbiamo per certe specifiche malattie. Ma questo ragionamento è stato tratto da un articolo un pochino più dettagliato, quello del Lancet, dove c'è questo che adesso vi spiego in dettaglio, e questo è il cuore, se vogliamo, della mia presentazione di oggi, perché io ci voglio stare un minuto su questo grafico. Questo è quello che potrebbe essere l'output che noi abbiamo quando avremo dei pazienti, anche in pochi anni da oggi, in ambulatorio. Questo output è l'analisi genetica che ci dice come si modifica il rischio di certe cose data la conoscenza genetica. Allora, per chi non vede bene anche da lontano, la prima riga parla di obesità. Stiamo parlando del rischio di sviluppare obesità nel corso della vita. Questa è un'analisi specifica fatta da un soggetto, una cosa reale, pubblicata su Lancet appunto poco tempo fa. Quindi parliamo di obesità e sotto ci sono le percentuali di rischio di sviluppare obesità nei prossimi anni, da 0 al 100%. Partendo dal triangolino,
Vediamo che questo soggetto, sulla base della sua storia clinica, esami ematologici, circonferenza addominale e così via, tutte le cose che conosciamo a livello clinico, ha un livello di rischio di obesità di attorno al 25-26%. Per cui diremmo, beh, insomma, stia attento, ma non esageratamente, non è fare persone più a rischio di sviluppare obesità. Questa riga rossa invece è come si cambia la previsione probabilistica sulla base della conoscenza del corredo genetico del soggetto. Vedete che passa da circa un 26 a oltre 60%. Per cui quello che sembrava un rischio marginale a livello clinico non è poi così marginale. Il soggetto ha ad altissimo rischio di sviluppare obesità. Per cui vuol dire che devo starci molto più attento in termini di fattori di controllo di fattori di rischio. E questo vale per l'obesità, vale per malattie coronarie, vale, vedete qua, per il diabete tipo 2 e vale altre malattie su cui adesso non ci soffermiamo. Però il concetto è che la genetica non è solo negativa, può essere anche positiva. Qui c'è un esempio che è quello dell'Alzheimer. Allora, sappiamo che il rischio di sviluppare Alzheimer nel corso della vita è poco sotto il 10%, dipende dalla durata di vita. Qui vediamo invece una linea azzurra che va verso sinistra, cioè vuol dire che il soggetto ha dei geni altamente protettivi per la sindrome di Alzheimer, geni altamente protettivi, per cui gli si riduce la possibilità dalla popolazione generale con il 10% a meno del 2%. Quindi questo è esattamente quello che ci può dare la genetica, una modifica delle probabilità di rischio nelle varie patologie, psichiatrie e cose. Quindi una modulazione, un'informazione in più. La genetica non si potrà mai dire la durata di vita, la genetica non si potrà mai dire esattamente qual è il carattere come il profilo della persona, ma ci potrà dire qual è il rischio di andare verso una certa tendenza, che sia essa obesità, che sia essa cardiopatia, che sia essa Alzheimer, che sia essa depressione, bipolare o anche risposta ai vari farmaci, trattamenti farmacologici o psicoterapia. Quindi, genetica come possibilità di modificare fattori di rischio che ci possono poi andare ad impattare sulla condizione di salute del nostro paziente. Ma veniamo al nostro campo, che è la psichiatria. Cosa ci dice la genetica in psichiatria? Quindi a che punto siamo? Quanto siamo pronti per poter avere un output tipo quello che abbiamo visto prima tutti i giorni nel nostro laboratorio di fiducia? Quanto? Vediamo a che punto siamo in psichiatria. Allora, parliamo di disturbo bipolare, proprio come paradigmatico, c'è anche la depressione, la schizofrenia e ansia, che sono situazioni molto simili, che ci dice un fatto molto importante. Questo grafico è una somma di tanti studi fatti negli anni. Partendo da destra, noi vediamo che il rischio del disturbo bipolare nella popolazione generale è attorno all'1%, ma se io ho dei secondi gradi affetti si raddoppia al 2%, per poi aumentare all'8% se ho dei primi gradi affetti e poi salire al 60%, 60-70% dipende dalle stime, se ho un gemello con la zigota affetti. Ora, queste serie di studi sui gemelli ci dice in maniera inequivocabile che la genetica conta e conta tanto nel rischio di sviluppo del disturbo bipolare. Gli studi poi sugli adottivi vanno a discutere anche il fatto dell'impatto culturale, che tutto sommato in termini di rischio genetico è molto minore rispetto a quanto è il rischio determinato biologicamente. Quindi, studi sui gemelli, studi sulle famiglie, studi sugli adottivi si riassumono su questa figura, e che vuol dire che più della metà del rischio di sviluppare disturbo bipolare è dato dalla genetica, la restante parte ovviamente dall'ambiente. Ma questa parte genetica qual è? Che se noi la conoscessimo potremmo dire alle persone già a loro nascita qual è il loro rischio di sviluppare disturbo bipolare. Erano tempi andati, diciamo più di 20 anni fa, io ricordo che ero studente alla Cattolica quando è uscito questo articolo che sembrava aver rivoluzionato la psichiatria, era l'87, mi sembra sia 87, e sembrava che si fosse trovato il gene del disturbo bipolare. Quindi tutta questa quota di rischio del disturbo bipolare sembrava essere di colpo conosciuta. Un gene interessante che codifica per un'enzima tirosinotrosilasi, che coinvolta nel metabolismo dell'adrenalina, dopamina, perché un gene molto ragionevole, che si è alterato, dava il rischio di sviluppare il disturbo bipolare, e tutti si erano contenti, come dire, oh, finalmente si è spiegata quella quota parte di rischio di disturbo bipolare che è data dalla genetica. Bene, la gioia non è durata tanto, perché è bastato che 2 anni dopo un altro ricercatore, John Kelso, della California,
ha visto che di quei soggetti studiati in precedenza, due soli soggetti su oltre 200 si erano ammalati nel frattempo e tutti i conti erano stati scombinati, per cui quella grande significatività, quel grande risultato è decaduto, come dire, a zero. E quindi di lì in poi, negli anni successivi, tutti i ricercatori nel campo, noi inclusi, ci siamo scatenati nel cercare di trovare quindi quale fosse questo gene del disturbo bipolare, visto che sembrava che non si fosse trovato e che poi invece si è rimasto tutti molto male, che non lo si era trovato. Per cui migliaia di articoli, decine di migliaia di persone studiate, non vi dico quanti fondi dall'Europa o dagli Stati Uniti, per cercare di trovare questo benedetto gene del disturbo bipolare. Beh, tanto per fare un po' il punto della situazione, un paio d'anni fa abbiamo fatto questo lavoro con la mia collaboratrice, abbiamo letto migliaia, devo dire veramente migliaia di articoli per poter riassumere lo stato della genetica del disturbo bipolare, che è un esempio fra tutti i disturbi psichiatrici. Quali sono i geni che sono stati trovati in questi anni? Questa è la risposta piuttosto agghiacciante che abbiamo avuto in questo studio. Abbiamo trovato che oltre 30 geni sono stati associati al disturbo bipolare, ma non solo una volta, in almeno due campioni indipendenti. Addirittura le freccette che vedete grosse sono più di 5 studi che replicano lo stesso gene. Quindi, per dire, qua siamo sul cromosoma 6, ci sono almeno 5 studi che dicono che in questa posizione c'è un gene che è un fattore di rischio di disturbo bipolare, ma almeno 5, ma poi ce ne sono altrettanti che invece non confermano questo dato. Quindi, di fronte a questa figura, noi abbiamo una posizione un po' di perplessità, ma allora questo gene di disturbo bipolare dove sta? Si pensava all'inizio fosse sul cromosoma 18, poi sul cromosoma 6, ma gira e gira, alla fine su tutti i cromosomi sembra che c'è qualche piccolo fattore di rischio, ma nessuno di questi sembra essere determinante, sembra essere il gene per il disturbo bipolare. Arrivano come al solito gli americani e gli inglesi che con tanti soldi studiano tantissimi soggetti, qua parliamo come vedete di migliaia di soggetti, e dicono se noi ne studiamo tanti sicuramente riusciremo a trovarlo. Pubblicano su Nature questo enorme articolo e con tanti soggetti riescono a trovare il gene, vedete questa colonnina verde, vuol dire che c'è un segnale forte, riescono a trovare un bel gene per il disturbo cardiaco, per il morbo di Crohn e per vari altri disturbi somatici, ma vedete qua disturbo bipolare, tutto è tragicamente piatto, non ci sono segnali, per cui tanti piccoli geni sembrano far qualcosa, ma non si riesce a trovare nemmeno con i potenti mezzi dell'NIH qualcosa di risolutivo. E allora a questo punto noi ci poniamo questa domanda, ma come? L'ereditabilità parla chiaro, la genetica è importantissima, la genetica fa tanto, ma poi non si riesce a trovare il gene. Ma perché questa cosa? Dov'è il problema? Su questa domanda ci si sta cervellando da anni, nessuno ha una risposta definitiva. Io oggi vi cerco di dare un'interpretazione di questa difficile situazione. Beh, l'interpretazione è relativamente semplice, parte dal fatto che i geni non fanno altro che modificare le proteine. Se noi abbiamo un gene alterato, non è che fa niente di drammatico, modifica un pochino alcune proteine nel cervello. Queste proteine modificate non fanno altro che modificare un pochino i nostri circuiti cerebrali e quindi ci vanno a modificare un pochino come alcune zone del cervello reagiscono agli stimoli ambientali per poi portare a una malattia. Quindi vedete che il percorso è molto lungo, perché io posso avere dei geni che mi modificano alcune proteine, alcuni circuiti, ma che vengono poi compensati da altri sistemi. Faccio l'esempio che vi parlerò dopo del sistema serotoninergico. Io posso avere un sistema serotoninergico che non funziona bene, ma se ho un sistema noradrenergico che riesce a subentrare, il problema poi non ce l'avrò. Quindi vedete come il percorso dal gene al nostro paziente sia piuttosto lungo. Quindi abbiamo fatto tanti lavori per cercare di trovare un po' il bandolo della matassa. Questo è un altro lavoro che abbiamo fatto su Depressio, un capitolo di libro fatto con anche la collaboratrice Alessandra Nivoli di Sassari, che aveva fatto un po' il punto della situazione, e anche qui il panorama è lo stesso, sono tanti sono i geni che in qualche modo sembrano influenzare la depressione, ma io oggi vorrei fare l'esempio su un gene specifico che è paradigmatico dal mio punto di vista per far capire a chi non lavora nel settore cosa fa veramente la genetica. Un singolo gene
molto interessante, si chiama SLC 6A4, chiamato anche trasportatore della serotonina, che sta sul cromosoma 17, è stato associato un sacco di volte sia alla depressione che al disturbo bipolare. Cos'è questo gene? Beh, questo gene è estremamente interessante perché è in due forme, c'è una variazione qua sul promotore che fa sì che alcune persone di noi, circa metà della popolazione, hanno meno trasportatore della serotonina nel loro cervello, meno, proprio una quantità minore di trasportatore della serotonina nel nostro cervello, sia nell'area prefrontale che nell'area del raffe, meno. Ecco, tutto quello che vi dirò nei prossimi 5 minuti parte da questo presupposto, proprio ricordiamocelo bene. Avere la variante S vuol dire avere meno trasportatore della serotonina nel proprio cervello. Vedremo cosa vuol dire quindi la genetica e cosa vuol dire l'impatto di avere meno trasportatore in certe aree del cervello. Questo l'abbiamo studiato con una review di qualche anno fa, adesso abbiamo fatto un'altra un pochino più aggiornata, dove abbiamo fatto il punto su cosa vuol dire avere questa singola variante genica nel proprio cervello. Beh, questa tabella è un po' complessa e lunga, è riassunto cosa fa questo gene. Partiamo dall'inizio. La prima cosa che fa questo gene è una modifica anatomica, si va proprio a cambiare la forma del cervello, la forma, l'ippocampo. Nei soggetti con la variante S l'ippocampo è più piccolo. L'ippocampo, voi direte, che c'entra l'ippocampo? L'ippocampo, sappiamo tutti, è la sede della memoria. Beh, insomma, studi recenti dicono che l'ippocampo è molto molto più vuoto nella depressione. Pare che l'ippocampo si riduca di volume quando la persona è depressa e quando la persona migliora l'ippocampo torna a essere normale. Quindi l'ippocampo è cruciale sul controllo dell'umore, oltre che della memoria. E guarda caso, questo gene, con due studi convergenti, ci dice che l'ippocampo è influenzato da questa modifica. Non solo, anche l'amigdala. L'amigdala è quella struttura dell'uovo limbico che ci dà la risposta ansiosa, per cui avere un'amigdala iperreattiva vuol dire che noi siamo molto sensibili agli stimoli esterni. Se adesso c'è un rumore forte che viene dal soffitto, qualcuno di noi fa un salto, qualcuno no, dipende dall'amigdala, da quanto l'amigdala è reattiva agli stimoli che gli arrivano dal cervello. Beh, in questo caso, soggetti con la variante S è un'amigdala più responsiva. Quindi cominciamo già con una sfortuna, tra virgolette, strutturale. Sono persone che hanno un ippocampo predisposto alla depressione e un'amigdala predisposta alla reattività ansiosa. E quindi succede per questa sfilza di studi che vedete qua, che sono tendenzialmente più ansiosi da adulti, è ovvio, e hanno una struttura cerebrale che li predispone a essere ansiosi. Essendo così, sono più sensibili, questa penultima riga, agli eventi stressanti, quindi con un cervello anatomicamente diverso, tendenzialmente più ansiosi, più sensibili agli eventi stressanti, e quindi statisticamente sviluppano più facilmente disturbi dell'umore, sia ansia, sia depressione, che disturbo bipolare. Una volta che si ammalano, per di più, sfortuna aggiunta, rispondono anche peggio agli antidepressivi. Questa è una cosa che abbiamo studiato noi abbondantemente. Quindi questo è l'esempio su cui volevo soffermarmi, che è il cuore della presentazione di oggi. Vedete come una singola variazione genetica non può portare al disturbo bipolare, non può portare alla depressione, ma una singola variazione, il nostro DNA lunghissimo, 3 miliardi di paio di basi, una singola di questi 3 miliardi va a modificare un pochino una proteina, che è il trasportatore della serotonina, che a sua volta modifica la funzionalità di un sistema, che è quello serotoninergico. Che cosa, tutto questo è una cascata di eventi sull'ippocampo, sull'amigdala, sulla sensibilità agli stress, per cui la persona tendenzialmente a livello clinico più ansiosetta e con un maggior rischio di sviluppare depressione, e se la sviluppa che risponde meno agli antidepressivi. Ma la domanda che ci si fa, e questo l'ho tratto da un articolo che volevo fare io ma l'ha fatto prima qualcun altro, perché io sono rimasto anche un po' offeso, che riassume tutti questi concetti messi insieme. Cioè dice, ma perché allora esiste una variante di questo tipo nel cervello? Se è così negativa, se porta le persone a essere più ansiose, quindi sviluppare depressione, ma perché un milione di anni di selezione naturale a una torta? Sono persone queste che dovrebbero avrebbero avuto più difficoltà a riprodursi, per cui dovrebbero essere già scomparsi, come quelli che magari avevano più sensibilità ai virus e ai batteri, sono morti tutti e non sono più. Perché? Ecco, la risposta è in questa figura un po' complessa ma molto interessante.
Questo quadro di ipervigilanza, la chiamano gli autori, io l'avrei messo iperarousal, qualcosa del genere, dipende da che cosa accade. Perché essere un po' ansiosetti, in termini diciamo colloquiali, non sempre va male. Va male se le cose vanno male, ma va bene se le cose vanno bene. Allora è stato dimostrato in vari studi, tra noi e anche altri che hanno fatto, che persone con la variante S, che vivono in un ambiente senza stress esterni, sia emotivi che ambientali, sono meglio adattate. Sempre a livello colloquiale, empirico, immaginiamoci che l'ansiosetto precisino lo mettiamo a fare l'archivista al museo, ma ci si trova benissimo, sta lì, archivia le cose, tutto a posto, arriva a casa soddisfatto la sera ed è felicissimo. Questa è una battuta, ma non tanto, perché un paio di studi hanno dimostrato che questi soggetti in assenza di stress sono più adattati lavorativamente. Altro esempio, la famiglia, essere un pochino iperallerti, ipervigili verso le reazioni del partner può essere utile, così mi accorgo in anticipo se sta arrabbiando. Anche qui è stato dimostrato su vari studi che i soggetti con la variante S hanno un migliore adattamento familiare sempre in assenza di stress. Quindi dipende dall'ambiente. Se l'ambiente è controllabile, questa situazione porta conseguenze adattive. Se l'ambiente è incontrollabile, porta conseguenze maladattive. Andando verso la conclusione della mia presentazione, vi state già facendo un'idea di che cosa è la genetica, quindi non più questa idea un po' così naif che avevamo tutti 20 anni fa, il gene porta alla malattia, ma l'idea di un gene che va a modificare lievemente il cervello in qualche direzione e che poi contestualmente con l'influenza ambientale posso sviluppare la malattia oppure no. Cosa succederà quando, adesso ho fatto l'esempio di uno, l'esploratore della serotonina, cosa succederà quando conosceremo 20, 30, 40 geni e sarà possibile costruire un modello previsionale, clinico proprio? Beh, ci saranno dei problemi etici, che abbiamo fatto un po' il punto qualche anno fa con i miei collaboratori sugli aspetti etici della genetica. Cosa vuol dire poter dire a una persona, guardi che lei ha un elevato rischio di sviluppare la malattia X? In qualche modo noi la induciamo anche in questo modo, con una previsione che sia autovera. Per cui sono dei problemi etici non banali su cui si sta lavorando anche a livello politico, anche a livello sociale, le assicurazioni. Chiaramente i dati li teniamo segreti, ma l'assicurazione è la prima che non assicura una persona che ha un elevatissimo rischio di avere un infarto, per esempio, o gli attori di lavoro. Quindi il discorso della privacy, che sappiamo oggi che nessun computer è sicuro, si chiude anche la raccolta. Lo stigma anche, sapere in anticipo queste informazioni potrebbe essere una cosa incredibile. Vi anticipo che tutti gli studi fatti finora, laddove la previsione c'è già, per esempio l'Huntington, che l'Huntington può essere previsto perfettamente a livello genetico, beh insomma l'80% delle persone in genere vuole sapere. Per cui io mi aspetto che anche quando avremo informazioni su altre malattie, gran parte della popolazione sarà ben contenta di avere queste informazioni. Uno degli ultimi punti, l'ultimo punto forse interessante, è l'aspetto diciamo generale, medico-legale. Già negli Stati Uniti ci sono numerosi avvocati che dicono ma no, ma il mio paziente si è commesso un crimine, ma mica è colpa sua, è colpa della sua genetica. Perché ci sono delle varianti, per esempio sul gene per le monoaminoassidasi, che sono state dimostrate essere associate a una maggiore aggressività della persona. Allora uno potrebbe dire, ma mica lui che è aggressivo, è il gene che lo fa diventare aggressivo. Chiaramente questi sono dei concetti che finora non sono mai passati, perché non è considerata neanche un'attenuante, che io sappia nessun processo la genetica è stata utilizzata per modificare la pena che poi il giudice ha deciso, però anche questa è un'altra complicazione che potremmo avere in termini medico-legali. Quindi tutto per dire, la complessità è notevole, la complessità è notevolissima, non c'è solo un gene, ce ne sono tanti, non c'è solo la variazione genetica, ci sono anche altri tipi di controllo a livello del DNA molto complessi su cui non scendo in dettaglio. La clinica è molto complessa. In questo lavoro, che è stato uno dei più difficili da pubblicare, ma ho rifiutato 5 riviste prima di riuscire a pubblicare, perché io presentavo un concetto molto anomalo, molto contrario alla comunità scientifica attuale, cioè la unicità dei nostri casi clinici. Qui presento 2 casi clinici di depressione, solo 2 casi clinici, di cui uno va bene e uno va male, ma all'inizio sembrava contrario. Vanno bene e vanno male su un insieme di fattori molto complessi, dato dalla personalità, il temperamento, abbiamo studiato anche i meccanismi di difesa in termini psicodinamici, l'autostima,
intelligenza, supporto sociale, tutto un insieme di fattori che di solito non vengono considerati negli studi biologici. Quindi, come dire, la complessità clinica che noi vediamo tutti i giorni in ambulatorio non è bipolare, unipolare, antidepressivo, stabilizzatore dell'umore. C'è tutta una storia di complessità relazionali e soggettive dietro che di solito non vengono considerate, e queste però vanno a modulare poi le cose, perciò dobbiamo considerarle. Quindi, in conclusione, fattori genetici sicuramente hanno un'influenza sui disturbi psichiatrici, questo non c'è dubbio, perché 30 anni di studi familiari lo sta dimostrano, non c'è da dubitare, ma il modo è molto complesso. Probabilmente il tutto è dovuto a piccole influenze sui circuiti cerebrali. Ho fatto l'esempio del trasportatore serotoninico, ma anche le COMT e altri sono già ben conosciuti, che vanno a modificare un pochino certi circuiti cerebrali e quindi modificano le reattività che la persona ha all'ambiente, e quindi può sviluppare o non sviluppare il disturbo. E quindi il counseling, che sarebbe quello che noi tutti ci aspettiamo, questo counseling sarà possibile, presumo, in breve, una volta che abbiamo informazioni più chiare. Come ultima cosa vi faccio vedere questo, che è quello che è già realtà. Qui parliamo dell'oncologia, è un altro campo molto semplice, ma che già lo fanno, fanno un profilo di rischio. Qui si tratta del profilo di rischio di ricorrenza del cancro alla mammella dopo 10 anni. Beh, insomma, se voi siete chirurgo e dovete fare intervento a cancro alla mammella, una volta fatto, alla paziente che gli diciamo, qual è che rischio ha di recidiva? Beh, se c'è un insieme di geni molto negativi, siamo a questo estremo qua, il rischio è il 33%, se tutti i geni sono protettivi il rischio è il 3%, per cui l'impatto direi che è abbastanza rilevante. E loro hanno già, questo è venduto, un trademark, poi un prodotto in commercio. Io mi aspetto che nel giro di 5-10 anni noi potremmo avere un profilo di rischio di questo tipo, sia per lo sviluppo di disturbi psichiatrici, sia anche per la risposta ai farmaci. Profilo di rischio, ribadisco, mai deterministico, ma sempre probabilistico. Questo sono i gruppi con cui lavoriamo in giro per il mondo, e questo è il mio gruppo di Bologna. Grazie per l'attenzione.